forza. E oggi a Expo anche la Fontina Valdostana, uno dei formaggi più conosciuti e più rinomati sicuramente di tutto il nord Italia, ma anche internazionale, perché la Fontina è conosciuta un po' in tutto il mondo, vero? Certo, la Fontina è un prodotto. Con chi parliamo? Lei è dell'Istituto Agricole Regionale, esatto, di Aosta? Sono Michel Oreiller, sono dipendente dell'Istituto Agricole e faccio in particolare il casaro proprio nell'azienda agricola che abbiamo alla scuola dell'Istituto. Oggi abbiamo portato i nostri prodotti di nicchia, che è la Fontina, la Fontina di Alpeggio. Che è questa qua, Alpeggio 2015. 2015. E altri prodotti più stagionati, sempre Fontina DOP. Questo è Alpeggio 2014 e poi la Stranotta. Alpeggio vuol dire che viene prodotta o vengono solo tenute le mucche? Viene prodotta sugli alpeggi, dunque le vacche al pascolo che mangiano solo esclusivamente erba di montagna, il latte viene trasformato ogni mungitura per poter produrre questo prodotto particolare. E quali sono le attività dell'Istituto Agricolo? Allora, le principali attività sono la produzione, perché abbiamo un'azienda agricola, la ricerca, perché siamo anche un istituto sperimentale, e la formazione, perché comunque siamo un istituto agrario che forma degli studenti. Bene, con lei ci sono anche... Buongiorno, lei come si chiama? Parlo francese. Ah, parlo francese. Stagiste in Alpeggio. Ah, stagiste français in Alpeggio e in Val d'Aosta. Alla scuola internazionale di italiana. Viene qui Angelo Poretti. E come te trovi, sì? Bene, bene. Lavoro duro. Beh, giusto. In Alpeggio. L'ultima domanda, l'abbinamento con la birra Poretti e Sette Lupoli, come lo vedete con la Fontina? Allora, all'inizio ero molto scettico, questa mattina ho detto ma non lo so come andremo a finire, però adesso è vero che assaggiando... Che questo sentore di miele da... Sì, ma proprio già solo la birra associata alla Fontina vera e propria. Però devo dire che l'abbinamento è stato perfetto, ottimo anche con i prodotti dei nostri colleghi che producono salute. Bene, allora grazie e viva la Fontina, come si diceva, viva la Valle d'Aosta. Grazie, arrivederci.